Alle prime. Possiamo sederci. Diamo lettura di alcuni messaggi che sono pervenuti. Messaggio dell'Arcivescovo Giancarlo Pergo. Caro Don Paolo, purtroppo sono in pellegrinaggio a Lourdes e non ti sono vicino nel giorno in cui la chiesa di Ferrara Comacchio, che hai tanto amato e servito,
con i confratelli presbiteri, i diaconi, i consacrati, i laici, ti dà il suo cognato. Sono però ai piedi di Maria, l'Immacolata e anche l'Addolorata, e prego la madre per te, suo figlio. Caro Don Paolo, sei stato per me confratello e amico, fedele e leale. Hai avuto la cura di questa chiesa delle persone più preziose, i poveri, nel tuo servizio alla Caritas, i seminaristi e i preti, soprattutto i più giovani, come rettore e vicario per la carità pastorale. Mi mancherà la tua cordialità, la tua attenzione nei miei confronti fin dal mio ingresso in diocesi. Mi mancheranno i tuoi consigli, mi mancherà la tua fraternità. So che ci seguirai ancora in maniera diversa e il tuo sguardo quaggiù sulla tua città e sulla tua chiesa saranno certamente di aiuto e di conforto. Il tuo dolore negli ultimi mesi, vissuto con fede e coraggio, è stato un atto di vicinanza alla Addolorata, la patrona della tua parrocchia, dove hai lasciato una testimonianza ventennale di parroco che ha saputo educare alla fede generazioni di fedeli nella libertà, nella partecipazione attiva per oltre 20 anni. Non ti dimenticheremo facilmente. Arrivederci, Don Paolo. Messaggio di Sua Eccellenza Monsignor Daniele Libanori, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma. Eccellenza, ho saputo oggi della morte di Don Paolo Valenti. Scrivo per esprimere la mia più viva partecipazione al lutto che ha colpito la Diocesi e il Seminario. Di Don Paolo ho un ricordo molto vivo. Era entrato in Seminario quando io venivo nominato rettore ed è rimasto con me alcuni anni dopo l'ordinazione, come vicerettore, come direttore del collegio universitario. Lo ricordo come un giovane buono e generoso, sempre disponibile a ciò che gli si chiedeva. Sapevo che negli ultimi tempi era stato colpito da una malattia grave, ma non immaginavo che lo portasse via così presto. Mi dispiace tanto. Questa sera ho pregato la messa per lui e lo farò di nuovo domani. Spero vivamente che il Signore guardi con benevolenza la Chiesa di Ferrara e mandi presto sacerdoti disponibili e buoni come Don Paolo. Daniele Libanori. Messaggio del Vescovo di San Marino a Montefeltro, Monsignor Andrea Durazzi. Carissimo Don Massimo, grazie ad avermi comunicato la notizia della partenza per il cielo del nostro caro Don Paolo. Anche se lontano, mi sento parte della nostra famiglia diocesana. Ho gioito con tutti voi per il mio 50° di sacerdozio, invitato con amabile insistenza da Don Paolo, e ora piango per lui insieme a tutti voi. L'ho incontrato tante volte a Santa Maria Nuova. Era uno dei ragazzi più vivaci del gruppo giovani, già disinvolto oratore. Poi, di nuovo insieme in seminario, collaboratori per la formazione dei seminaristi. Di quegli anni posso testimoniare un po' di quello che diceva Sant'Agostino a proposito dell'amicizia. Le conversazioni e le risate insieme, lo scambio di affettuose gentilezze, la lettura in comune di libri piacevoli, fare insieme cose ora insignificanti, ora importanti, contrasti passeggeri, senza rancore, come succede ad ogni uomo, anche con se stesso, e con quei contrasti, peraltro così rari, rendere più gustosa l'amabile concordanza di vedute. Insegnarci cose nuove a vicenda, sentire acutamente la nostalgia per gli assenti e accoglierli con gioia al loro ritorno. Questi e altri simili segni sgorganti da cuori che amano e si sentono riamati ed espressi con contegno, con parole, con lo sguardo e con mille grandissimi gesti, graditissimi gesti, fondono insieme come fiamma gli animi e di molti ne fanno uno solo. Sant'Agostino, Libro delle Confessioni. Quest'anno sono state più frequenti le telefonate, ma ora me ne rendo conto non abbastanza per condividere di più questo ultimo importante passaggio della sua vita. Assicuro la mia preghiera per lui. Porta il mio abbraccio a sua sorella, fai le mie condoglianze a Monsignor Arcivescovo e a tutta la famiglia presbiterale. Con affetto, Monsignor Andrea Durazzi, Vescovo di San Marino, Montefeltro.
Messaggio di Don Emanuele Zappaterra, missionario Fidei Domini in Argentina. Eccellenza carissima, mi ha raggiunto la notizia del decesso di Don Paolo Valenti, un profondo dolore umanamente per l'amicizia e la fraternità che mi univa a lui. L'ho conosciuto quando sono entrato in seminario, era il nostro vicerettore. Poi il rapporto si è consolidato nel tempo, fino alla collaborazione stretta degli ultimi anni legata alla formazione del clero e dei seminaristi, e poi il passaggio del testimone come rettore del seminario. Don Paolo mi ha voluto molto bene e io ne ho voluto a lui. Un grande esempio per me, ringrazio Dio per questo grande dono. Abbiamo pregato per Don Paolo in questi ultimi giorni anche qui in Argentina, nelle comunità dove celebro la Santa Messa. Le mie condoglianze a lui, al presbiterio, ai familiari di Don Paolo e a tutta la comunità diocesana. Confermo la mia vicinanza e unità con la preghiera e il suffragio per Don Paolo. I miei cordiali saluti, unità e comunione, Don Emanuele Zappaterra. Dalla Caritas Italiana. Carissimo, un telegramma. Monsignor Giancarlo, abbiamo appreso la notizia della prematura scomparsa di Don Paolo. Siamo certi che il risorto lo accompagnerà nella sua casa, lo ricompenserà per il suo impegno a favore degli ultimi. Lo ricordiamo come direttore diocesano, delegato regionale, per il suo contributo nella crescita della Caritas. Con questo spirito ci uniamo alla preghiera del presbiterio e di tutta la comunità diocesana. Don Marco è operatore della Caritas Italiana. Messaggio della Presidenza Diocesana di Azione Cattolica. Grati per l'amore profuso nel servizio prestato all'Azione Cattolica e a tutta la Chiesa Diocesana, riconoscenti per il grande impegno dimostrato nella formazione del clero diocesano e nel garantire a centinaia di ragazzi di poter vivere ancora esperienze pastorali forti nei campi scuola ospitati nelle case del Passo della Mendola e di Loiano da lui dirette, la Presidenza Diocesana. L'associazione tutta porge sentite condoglianze a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, al Seminario Diocesano, alla sorella Piera per il ritorno al padre di Don Paolo Valenti, che fino all'ultimo, nonostante le sofferenze inflitte dalla malattia, è stato una guida, un riferimento, un amico per tutti ed esempio limpido di fede autentica che riempie il nostro cuore di speranza. La Presidenza Diocesana dell'Azione Cattolica. Un messaggio dal prefetto di Ferrara. Desidero rendere omaggio alla figura di Don Paolo Valenti, storico direttore della Caritas Diocesana di Ferrara, che con sapienza e grande equilibrio ha guidato per molti anni, rendendola sempre aperta al dialogo interistituzionale. Con le mie più sentite espressioni di cordoglio, Rinaldo Argentieri, prefetto di Ferrara. Messaggio del dottor Gaetano Saperiale, ex sindaco di Ferrara. Buongiorno eccellenza, Monsignor Perego, saputo solo ora con dolore della scomparsa di Monsignor Paolo Valenti. L'ho conosciuto da sindaco quando era direttore della Caritas Diocesana e ho molto apprezzato sia la rilevanza sociale della sua azione, sia i modi fermi e gentili con cui lavorava. Vorrei esprimere a lei le più sincere condoglianze mie e di mia moglie e invitarle inviarle i più cordiali saluti, Gaetano Saperiale. E ora due testimonianze dalla parrocchia. Don Paolo nei primi anni 90 è stato assistente del gruppo universitario della FUCI, di cui molti di noi qui presenti hanno fatto parte. Sin da quegli anni è stato un sacerdote e un amico che ha saputo starci vicino con l'affetto e l'ascolto dei nostri bisogni, insegnandoci ad accogliere gli altri e a scorgere la presenza del Signore nella comunità dei fratelli. Dal 2000 è diventato anche nostro parroco della Dolorata, accompagnandoci anche nelle fasi successive della nostra vita. Le sue omelie, la messa, le sue meditazioni, ma anche le sue battute e le chiacchierate, sono state un grande dono che hanno sparso sempre spunti di riflessione e incoraggiamento. Noi parrocchiani di Don Paolo volevamo salutarlo proprio con le sue parole. Ai funerali lui citava spesso una preghiera che non riusciamo più a ritrovare senza il suo aiuto, ma diceva più o meno così: grazie Signore per quello che ci hai donato, grazie per quello che ci hai tolto, grazie per ciò che ci hai lasciato.
Noi oggi, cambiando un po' la formula, dobbiamo riuscire a ringraziare il Signore per averci donato Don Paolo, un parroco, un amico, un padre. Dobbiamo ringraziare il Signore e credere che nella sua provvidenza tutto il dolore di Don Paolo e di chi gli vuole bene avranno un senso. Dobbiamo ringraziare Gesù per tutto ciò che Don Paolo ci ha lasciato come eredità spirituale e per tutto ciò che di buono potremo fare grazie ai suoi insegnamenti e al suo esempio. Ora ci alziamo per iniziare la celebrazione eucaristica, togliamo la processione con il canto Quanta sete nel mio cuore, è il numero 121. Ed è per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito.
Fratelli e sorelle, i nostri cuori, che oggi piangono per la scomparsa del nostro fratello Don Paolo, sono confortati dalla certezza che in Cristo risorto la morte è vinta. Ringraziando il Signore per i semi di bene sparsi da Don Paolo e il suo ministero presbiterale, lo affidiamo ora alla misericordia del Padre e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per il nostro fratello Paolo presbitero, che hai fatto passare a te da questo mondo, e poiché in te ha sperato e creduto, conducilo alla patria del cielo e donagli la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che, da ignorante, può oscurare il tuo piano? Davvero, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò. Io ti interrogerò e tu mi spiegherai. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Parola di Dio. Oh,
su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Sotto i suoi piedi, tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Carissimi,
Permettetemi di iniziare con un ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti, a tutti i parenti Piero, Pino, Michele, a tutti i sacerdoti qui presenti. Avete ascoltato i messaggi che sono arrivati da parte del nostro arcivescovo, del prefetto, mi ha chiesto di poter essere, che lo ricordava, mi ha detto di dirlo a tutti voi, Monsignor Ravitti, avete ascoltato il messaggio di Monsignor Livanori, Monsignor Turazzi, quello della Caritas Italiana, e ringrazio per la sua presenza qui Don Andrea La Regina, che è responsabile Caritas Italiana per le emergenze e per la Fondazione Antiusura. Ringrazio la presenza del seminario regionale, della persona del suo rettore, Don Andrea Turchini, del vicerettore, Don Giampiero Mazzucchelli, il responsabile della propedeutica Don Michele Morandi, dei nostri seminaristi. Ci sono stati anche altri messaggi del ex sindaco Gaetano Satepiale dell'Azione Cattolica. Avete ascoltato tutti quanto è stato importante e soprattutto quanto bene ha seminato con Paolo. E allora permettetemi di rivolgermi a lui con una riflessione. Abbiate un po' di pazienza, ma credo che sia importante quello che andiamo ascoltando. Carissimo Monsignore, perché era questo l'attacco che al telefono tutti i giorni noi ci davamo se non eravamo riusciti ad incontrarci di persona. Caro Monsignore, non c'è peggior momento che quello dell'omelia per un amico sacerdote, per uno strettissimo collaboratore, umanamente affine per visione e giudizio, quotidianamente compagno di strada, con cui era possibile condividere tutto, senza il dubbio di essere ascoltato, compreso, consigliato e viceversa. Carissimo amico, hai ascoltato le parole che ti hanno rivolto il nostro arcivescovo, le istituzioni, la Caritas, i nostri vescovi. Senza dubbio hai potuto leggere nei cuori dei tanti che nei fiumi di messaggi di questi giorni ti hanno ricordato con affetto e stima. E anche tanto dolore. Hai già di certo stretto tra le tue grandi mani il cuore ferito di tua sorella Piera, di Pino e di Michele, di ogni parrocchiano e parrocchiana, del tuo vicario, che ora è diventato amministratore della tua parrocchia, dei tuoi seminaristi e sacerdoti giovani, che ti hanno fatto più volte esclamare, ma che non hai mai abbandonato un momento. Hai rivisto in Dio il volto di ogni persona povera, passata da te in questi anni, attraverso la Caritas e non solo, quelli vivi e quelli che ora sono con te presso il Padre. Conservi nel cuore i legami con i tuoi collaboratori in Caritas, nei seminari, in curia, negli uffici pastorali, nel laicato, i tuoi studenti, la FUCI, l'Azione Cattolica, i confratelli, le sorelle benedettine, e tutti benedici. Proprio perché il tuo sguardo è già oltre l'orizzonte della nostra visione terrena e noi ci sentiamo così piccoli rispetto al mistero che stiamo celebrando, credo che la migliore omelia che possiamo ascoltare sia quella che tu stesso puoi rivolgere a noi, facendo salire dall'intimo di ciascuno di coloro che sono qui convenuti il ricordo più profondo che portano di te, un pensiero o un gesto che tu hai donato loro e che ora viene riconosciuto come un prezioso dono, unico e irripetibile. Per questo non le mie, ma le tue parole rivolgerò a questa assemblea. Non la nostra, ma la tua fede ci guiderà. Attingerò da un libro inedito straordinario che ho ripreso in mano in questi giorni, che si intitola Giocando tra le parole. Lo è scritto in tempo di Covid, ma per te era anche e soprattutto tempo di malattia e di sofferenza. In esso, attraverso il tuo sconfinato amore per la letteratura, in particolare inglese e francese, da Shakespeare a Proust, passando per i nativi americani, hai sviluppato pagina dopo pagina una sorta di profonda meditazione sull'esistenza, sulla vita e sulla morte, un confronto serrato ma anche sereno tra la tua fede e le opere dei grandi autori, che tu hai sempre concepito come testimone del sentire dell'umanità, profeti laici dei bisogni profondi della gente, compreso il bisogno di Dio stesso.
Leggo dalla tua introduzione. L'errore che si compie, e ti riferisci a noi sacerdoti, è che non amiamo lo studio. E così si perde di vista il mondo in cui si vive, non capendo più i pensieri e le problematiche della nostra gente, ciò che le persone quotidianamente devono affrontare, credendoci superiori ed esercitando così un pericoloso potere, tipicamente clericale, che non è altro che una esibizione di pura ignoranza. Non hai mai avuto peli sulla lingua, con i tuoi confratelli e nemmeno davanti ai tuoi superiori. Un amore sacerdotale adulto, maturo, sincero e franco, senza troppi giri di parole. Mi limito a citare solo due testi, allora, di questo libro, che uniti insieme sembrano poter comporre la tua omelia per tutti noi. Sono tratti dal capitolo La tragedia di Amleto, principe di Danimarca. E leggo. Il principe di Danimarca è dotato di mente speculativa e spinto da una serie intollerabile di dolori. Si interroga sul senso dell'esistenza e sul ruolo dell'uomo nella storia e nel creato. E nel famoso soliloquio grida il dolore della vita in un mondo profondamente ingiusto e peccaminoso. Quando riesce a riportare la giustizia, ecco che l'amico Orazio gli augura la vita eterna, pregando così. Buonanotte, dolce principe, e voli di angeli ti portano cantando al tuo riposo. E tu dici, commenti, e questo non ricorda forse l'antifona in paradiso di educante angeli? E poi rifletti. Tutto ciò mi è di spunto per riflettere che in fondo il tema della morte e della vita dopo la morte è stato uno dei punti forti della contestazione verso Dio e verso Gesù da sempre. I salti mortali interiori di Amleto non sono forse all'ordine del giorno di oggi. Il dolore e la morte sono temi di fronte ai quali ogni credente è e sarà sempre sollecitato. Se il dolore dunque, qualunque dolore, mi fa credere che sto vivendo una vita non degna di essere vissuta, perché non posso decidere di porvi termine? Anche il pugnale che Amleto richiama nel soliloquio forse serviva a questo scopo. Io sono padrone della mia vita, perché avere legami morali che mi incatenano ad una legge superiore che mi rende schiavo? Citando Milton, dici che questo autore fa dire al demonio meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. Dove sei, oh Dio, quando ho bisogno? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gridano a Gesù, accusandolo prima Marta e poi Maria. Per non dimenticare le invettive dei giudei, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Se gli voleva veramente bene, se era veramente suo amico. Quante contestazioni al Signore. Interrompo la citazione perché rileggendo queste parole non può non risultare evidente quanto ci fosse di personale nelle tue riflessioni, caro Don Paolo. Era forse la tua domanda che passava attraverso le domande degli uomini? Erano forse i tuoi dubbi di cui portavi il peso insieme a tutta l'umanità? Per questo non può non stupire positivamente e confortare come tu arrivi a concludere questo paragrafo, ovvero con una citazione di Avram Burg sulla Shoah, che alla possibile fallimento di Dio risponde: nella Shoah non ha fallito Dio, ma la sua creatura. E continui citando Giovanni: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, credi questo? E finisce ricordando che la domanda è rivolta a noi e oggi tu chiedi a tutti i presenti se crediamo davvero che Gesù sia la risurrezione e la vita. Da parte tua è stato proprio il modo forte, sereno, fiducioso con cui hai affrontato il tuo male, a dirci che per te Cristo è tutto questo. Riprendo ancora il secondo passo, concludo, perché riguardo al modo con cui hai affrontato la sofferenza, leggo proprio qualche riga più avanti, in questo capitolo, in cui citi l'invito di Gesù: siate pronti con le vesti strette e i fianchi e le lampade accese. Caro Don Paolo, è il Vangelo che mi hai suggerito per questa liturgia, che culmina appunto con la frase: anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Tu lo commenti così: non rassegnazione,
non inazione, ma azione e decisione. Abbandonarsi alla provvidenza ed essere pronti alla morte, che può giungere in qualsiasi momento, questo è il messaggio evangelico. E ti chiedi, non so cosa c'era nel cuore di Amleto e di Shakespeare, ma non poteva non venirmi in mente un commento al libro di Giobbe di Don Bruno Maggioni che, riflettendo sulla domanda perché devo soffrire, analizza le risposte degli amici di Giobbe. La causa della sofferenza è il peccato, ma Giobbe non ha peccato. E ancora, la sofferenza è una prova, ma anche questa spiegazione non è esaustiva. Infine la terza spiegazione, la sofferenza è il luogo della rivelazione di Dio, in cui si purifica la nostra concezione di Dio. Lo hai messo in grassetto e hai riportato la citazione. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono perché mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cielo. E prosegue. È in questo senso profondo che l'ammalato diventa il segno del mistero dell'amore di Dio, dice Bruno Maggiore. Ed è per questo che di fronte all'ammalato serve soltanto il silenzio, la condivisione, la partecipazione profonda. Non c'è posto per le spiegazioni scontate, per le risposte già fatte. Infine la tua conclusione. Credo che per Amleto si tratti di una conversione, una rivelazione. Dalla domanda esistenziale essere o non essere, dopo il suo viaggio confida all'amico Orazio che occorre lasciare che sia, let it be. Occorre abbandonarsi e fidarsi. Tutto il resto non conta, silenzio. Sono le ultime parole prima di morire, il suo amo, il suo consumato mestre. E qui termino la tua omelia con una breve considerazione nostra. Qui arriva il compimento della tua riflessione, caro amico. E a tutti noi non resta che ringraziarti per il modo con cui hai affrontato il tuo amo. L'abbiamo vista dentro i tuoi occhi, quella fiducia infinita che ci hanno raccontato le tue parole. Il giorno prima della tua morte, quando abbiamo recitato insieme l'ultimo Padre nostro. Buonanotte, dolce principe, e voli di angeli ti portino cantando al tuo riposo. Ravvivati dalla parola di Dio e la visione di fede a Cristo, morto e risorto, per la salvezza del mondo, preghiamo con speranza il Dio dei viventi. Rispondiamo insieme, Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per Paolo, presbitero, che nel ministero presbiterale ha spezzato il pane della parola e dell'Eucaristia, perché possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Delle comunità parrocchiali,
e tutti coloro che attraverso il ministero sacerdotale di Don Paolo hanno riconosciuto e accolto il Cristo Salvatore, perché continuino a crescere nella fede, nella speranza e nella carità, preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera. Per coloro che soffrono, perché abbiano la grazia di sperimentare anch'essi la vicinanza di persone pronte a condividere, soccorrere, recare conforto, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per la Chiesa in cammino nella storia, perché ottenga coraggio e fedeltà nel diffondere ovunque il Vangelo del Regno, confermando l'annuncio con carità sincera, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Per la nostra Chiesa locale di Ferrara Comarco, perché in molti giovani nasca la volontà di dedicarsi al ministero ordinato, preghiamo. Signore della vita, accogli la nostra preghiera. Credo che in questa Eucaristia sia anche sicuramente sarebbe stato volontà di Don Paolo ricordare anche Don Franco Ganzer. Per questo preghiamo, perché ora sono insieme in cielo, perché il Signore li stringa tra le loro braccia. Preghiamo. Signore della vita, o Padre, da cui scaturisce ogni vita e a cui approda chiunque cerchi verità e amore, tu che porti scritti i nostri nomi sul palmo della tua mano provvidente, sii generoso verso le nostre suppliche elevate a te con fiducia filiale, per Cristo nostro Signore. Mettiamo a guardia questa offerta, il numero 28. Sempre nella sua pienezza,
il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Paolo, presbitero, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Dio, tu ti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, con il potere, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna,
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e sotto terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri doveri, come anche noi rimettiamo i nostri doveri, e non abbandonarci alla tentazione, ma ci aiuta. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede nella tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo scambiatevi il dono della pace. Accompagniamo la comunione con il canto Il Signore è il mio pastore, numero 44. Thank you.
Finiamo la preghiera con il canto Tu sei la mia vita, numero 68.
Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico e il pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Paolo, presbitero, giunga al convito eterno di Cristo e gli viveremo nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro fratello Paolo, presbitero, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi del cielo. Cantiamo Io credo risorgerò, numero 150. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Paolo, presbitero. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui sorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai dato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. E la tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, apri a lui le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso delucante angeli, in tuo gentu, ante martire,
Subito dopo la benedizione formiamo la processione per accompagnare la salma all'esterno, precede l'incenso, la croce con le candele, i ministri, gli accoliti, poi tutti i sacerdoti in fila per due usciamo, prima i diaconi, poi i presbiteri e poi i concelebrati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Accompagneremo la processione con le litanie dei santi rispondendo prega per lui.